finalmente Bologna ha vinto. Primo tempo non brillante, ma secondo tempo di carattere. Ma ci sta che il primo tempo siamo verso per un po', ha cambiato qualcosa dietro, c'era Garis che rientrava da un periodo di lunga inattività e di recupero, che era spostato a sinistra, quindi probabilmente abbiamo messo un po' per carburare, per trovare i giusti meccanismi, abbiamo sofferto, siamo stati bravi a resistere. No, credo che ci vuole pazienza, l'atteggiamento della squadra sta migliorando, stiamo cercando di costruire qualcosa, però ci vuole un po' di tempo. Come si spiega l'andamento così squilibrato tra campo e esterno? No, questo è un peccato, questo dobbiamo porre rimedio quanto prima, perché è giusto che nella nostra casa diventiamo competitivi, diventiamo forti, quindi credo che si tratti, ripeto, di avere pazienza, perché è una crescita che piano piano avremo. Ivania non si blocca, però può crescere, la mette in rete, quindi va bene così. No, io aspetto anche che Marco si sblocchi, che presto che anche lui abbia la soddisfazione di fare gol. Stanno lavorando molto, gli viene chiesto sacrificio, credo che siano applicati. Nei prossimi giorni sarà un nuovo incontro per Ramirez. Ma diciamo che stasera non ci vorrei pensare, è un argomento che trattiamo con serenità e non abbiamo fretta, quindi nei prossimi giorni vedremo. Il gol però che ci può passare a Ramirez, è costretto a pensare a Ramirez. Il? Cosa può fresca si costringe a pensare a Ramirez? Ma è un giocatore per me molto importante, lui ha fatto tanti grandi qualità, quando ha baciato la traversa con quel pallone e ha dimostrato quelle che sono le sue qualità. Si gioca in tre giorni questa settimana, quindi giustamente fa delle limitazioni anche in quest'ottica.